ragazzi, vedere un palco del genere, che splendore raro, che meraviglia. Signore e signori, questo è il LOL Park, Seoul, Corea. Meraviglioso. Ricordiamo, questa dopo i mondiali sarà la nuova casa degli LCK. E per adesso però è casa dei mondiali. E come vediamo dalle grafiche, la prossima partita vedrà protagonisti Kabum Esports, che abbiamo visto uscire sconfitti contro la sfida contro i Cloud9, e Detonation Focus Me direttamente dall'LJL Giappone. E l'LJL ha delle specifiche peculiarità su quello che è il metagame. Per fare un esempio pratico, Heimerdinger mid è god tier. Heimerdinger in generale viene molto prioritizzato da parte della Lega giapponese, ma diciamo che il Giappone è un po' come il Vietnam 2.0 in questo caso, e non voglio creare squilibri geopolitici nell'aver detto questa frase. Non penso. Semplicemente parlavo di meta di League of Legends, dove il Giappone, essendo una Lega nata tra tante virgolette da poco, 3-4 anni? Sì. 4 anni, sì. 2014, sì? 2014, fine 2014, primo split, quindi diciamo 3-4 anni. Facciamo 3-4 anni. LJL ha un meta totalmente distaccato dal resto del mondo. È inquietantemente distaccato dal resto del mondo. E i loro rappresentanti sono i Detonation Focus Me. Perché abbiamo detto di come la loro sia una storia interessante da andare a sentire. Praticamente sono la materializzazione della storia di Cenerentola in versione sportiva. Detonation Focus Me, primo split dell'LJL, per loro è stato un ultimo posto, immediato, proprio chiudono come ultimi derelitti, reietti. Triste nota di quello che è stato il loro inizio, ma poi è stato un continuo scalare, salire. Arriva la fata turchina. E che cosa fa la fata turchina? Ti lascia trasforma la loro midlane e la loro posizione da tiratore in due import coreani, e da quel momento in poi hanno vinto l'LJL. Sala Kabula, Magic Kabula, bibidi bobidi bu. E quindi questo è quanto. Alla fine Detonation Focus Me si sono guadagnati, con un impegno che è durato diversi anni, dall'ultima alla prima posizione dell'LJL, e adesso rappresentano il Giappone ai mondiali. Da parte loro decisamente una buona run. Per quanto dall'altro lato i Kabum abbiano comunque una rappresentazione storica di quello che è il panorama brasiliano, questa sarà una partita interessante da vedere. Secondo me vedremo delle cisate di quelle pazzesche. Da parte del Giappone o da parte del Brasile? Da parte di entrambi. Dici? Sì, veramente full formaggio questa partita. Queste prime partite le abbiamo viste molto meta aderenti. Non abbiamo visto dei grandi spostamenti da quelli che sono i migliori pick attualmente. Però, allora, la Champion Pool è abbastanza grande che dici non sembra che sia stato così, perché sono alla fine sono stati giocati una ventina di campioni in totale. Quindi dici, beh dai, due partite, 15-16 campioni. Annie Caitlin, da parte di chi? Dei Detonation Focus Me. E io ci spero, perché allora Annie è uno degli ultimi due pick che mancano. Mancano V e Annie, e poi sono stati giocati tutti e i campioni. E a quel punto mi devono giocare anche V in giungla. Ah, proprio giusto per chiudere la... Quest'anno sono stati giocati tutti i campioni, fine. La Riot ha ottenuto il suo obiettivo di avere un gioco bilanciato. Per tutto, se consideri tutto l'anno, sì. Poi se consideri la 8.11 non è vero per niente. Non è mai successa. Wukong, Yasuo, botlane. Wukong, Yasuo, botlane, ragazzi, era viable. Comunque, mi è dispiaciuto pensare che quella patch abbia portato un ritardo così lungo nella comparsa della lancia di Shojin. Intanto, signori, siamo già in draft. Detonation Focus Me, 0-0 per loro, primo match all'interno dei mondiali contro Kabum Esport dal Brasile, che cercano di rimediare alla loro prima sconfitta. Primo ban su Rakan, secondo ban su Camille. Presentiamo i Detonation Focus Me con Heavy, Steel, Seros, Yutapon e Vivid. Dall'altro lato i loro avversari saranno i Kabum, che abbiamo già visto, con Xantins, Ranger, Dinkedo, Titan e Riev. Ban anche di Pyke, quindi focus totale contro Riev. Non vogliono affrontare alcuni dei suoi migliori pick. Posso essere sincero, non penso che sia tanto nei confronti di Riev quanto proprio un ban a Pyke in questa patch. Pyke è straforte come pick. Assolutamente, ma c'è stato in una singola partita, e quella singola partita è stato asfaltato brutalmente dai Cloud9. Da Leona. Non è detto che Vivid sappia giocare Leona. Leona è un campione dal pattern molto unidirezionale. Ingaggi, se quello che fai lo fai bene, vivi. Se quello che lo fai male, muori. In teoria interessante, come quel ban di Urgot e quel ban di Aatrox.
Corsi superiori abbastanza. Siamo in un mondo in cui bannano Urgot e Aatrox. Il ban di Aatrox arriva dopo il ban di Urgot e arriva in un momento in cui non volevi mettere quel ban di Heimerdinger, come stavamo sottolineando. Seros è micidiale con Heimerdinger in corsia centrale. Quello è un target ban e questo permette il first pick su Varus. Niente Kai'Sa per ma il Giappone. Ma perché? Forse al Giappone non piace Kai'Sa. Ok, voglio dire, ma Kai'Sa è così dannatamente forte da 12 patch a questa parte. Perché la ignorano? Ah. E comunque i Kabum hanno un vantaggio strategico enorme. Quale? Hanno Hiro Nakamura come coach. Wow. Monkas. Tanta roba, tanta roba. No, si chiama soltanto Hiro come nickname. Comunque, selezionano Thresh? Sì. Kai'Sa, ragazzi, vi prego. Kalista. Kalista? Di nuovo? Kalista Thresh. O Vayne. Alla cieca. Beh, sei contro Varus e questo lo sai già. Ok, flexare sì. Varus sulla corsia centrale non è veramente una possibilità. No, arriva Tristana, si va sullo standard. Più che altro, dicevo alla cieca perché non sa tutti gli altri campioni all'interno del team. Ok, conosci il tuo matchup in lane. Poi ti prendono tre campioni aggressivi che ti possono saltare in testa e ti ammazzano. Io comunque capisci? Nakamura me lo ricordo. Perché? Ai tempi della regina calcio in Serie A. Orgoglio calabro, veramente, Nakamura. Kindred lockata insieme a Tam Kench da parte di Detonation Focus Me, che vanno così a mettere un doppio fulcro di DPS da gittata chilometrica, qualora Kindred dovesse essere prestante nella conquista delle stack. Tam Kench nella corsia inferiore, ottimo campione che permetterà a Varus di essere al sicuro da qualsiasi tentativo di sentenza di morte da parte di Thresh. Quella è Thalia, lockata, sarà Thalia per Ranger o per Dinkedo? Anche se ultimamente vediamo più Thalia in jungle, nonostante quelli che sono stati in nerf, è tornata estremamente forte contro una certa tipologia di campioni, ma se contro Kindred l'idea dovrebbe essere utilizzo il mio seismic shove, il mio spostamento sismico per calciare fuori dal riposo dell'agnella Kindred. Quello sì. Può funzionare, come può fallire miseramente. Intanto informiamo rapidamente chi ci sta seguendo da casa che ovviamente per quanto il sistema sia nuovo e ovviamente sperimentale, quello di guardateci online e ricevete ricompense, di conseguenza alcuni di voi registreranno dei ritardi nella conquista delle missioni. Non vi preoccupate, se guardate le partite correttamente registrati sul sito di LoL Esport riceverete le vostre ricompense. Ricordatevi, dovete accedere alla tab specifica, dovete effettivamente trovare successo in ciò, nel senso che vi deve indicare che avete la missione attiva e poi guardate la partita. Viene registrato il fatto che voi state guardando la partita. Non preoccupatevi, se non vi arriva al volo, vi arriva entro la fine della giornata. Continuano i ban sugli Yordle da parte dei Kaboom, che vedono la rimozione di Gnar e Ziggs. Gnar per la corsia superiore, molto dipende da che pick vogliono andare a mettere. E a questo punto mi aspetto qualcosa come un Maokai da parte loro, perché altrimenti ho un Cho'Gath. Perché se no davvero bannare Gnar non avrebbe avuto senso. Invece doppio ban sulla corsia centrale, dove vengono rimosse Zoe e LeBlanc. Questo mi fa pensare ad Akali. Anche se Akali comunque avrebbe Lissandra contro la quale doversi confrontare. Arriva Syndra. Arriva Syndra invece che un Akali. Comunque Syndra può gestire Akali abbastanza facilmente grazie al disperdi il debole. Quindi non mi stupisce questa scelta. Quella Karma? Karma mid per potenziare Varus e Kindred? Ci sta? Potrebbe essere con l'incensiere ardente, se lo potrebbe anche permettere. No, bro, ti prego. Karma tank top. No, bro, non torniamo al meta dell'incensiere ardente. Karma tank top, te lo dico. No, bro, ti prego. Ho paura. Karma con guanto del gelo e corazza spirituale top. Penso che sia una delle cose più frustranti contro cui giocare nella beta proprio. Sì. Vediamo quale sarà l'ultimo pick da parte di Detonation Focus Me. E a questo punto la corsia superiore del Giappone vedrà il lock su Illaoi. No, perché è un bullo di corsia. A quel punto vai a giocarti qualcosa come Darius, comunque buffato nella 8.19. Horn per vai per Horn. Una front. Parlavo di Darius. Darius, sì, vandranno per Darius, sì, Kaboom. Dopo l'ultimo buff proprio apposta contro i tank. Appunto, no, vanno per Sion. Giustamente. Giustamente, stavamo parlando di Darius buffato e lo chiamo Sion. Allora, sì. Con Sion è vero che hai meno dominazione di corsia rispetto a Darius, ma l'hyperscaling è assolutamente impossibile da gestire per Horn. Entrambi i campioni darebbero problemi a Horn, ma viene selezionato Sion. Buon wave clear per Sion.
comunque buona possibilità di gestione della corsia in senso diretto, e soprattutto Horn non ha modi di impedire a Sion di farmare. Più che altro penso che i Kaboom volessero garantirsi di avere una frontline bella tozza, ignorante, che letteralmente può stare lì a guardare gli avversari e ridergli in faccia mentre viene colpito. Hanno bisogno di una frontline. Thresh non è sufficiente come frontline. Ma se Varus andasse a P? Ce lo potrebbe permettere con Kindred. E quella è la cosa, dici, che mi lascia un attimo. Furia di Guinsoo, Nashor... E copricapo di Rabadon, esatto. Ah, proprio ignorantissimo. Ma sai perché? Perché salvo Karma non ti tiri fuori quei danni astrali che Karma Mid ti tira fuori. Non sottovalutate Karma Mid, ragazzi. Basta itemizzare resistenza fisica, basta itemizzare strumenti per gestire gli attacchi base, e hai veramente tritato buona parte dell'output di danno di Detonation Focus Me. Quindi, signore e signori, per la terza volta in dato di Erna si sta per entrare nella landa degli evocatori. Abbiamo Detonation Focus Me dal Giappone, LJL, contro i Kaboom Esports dal Brasile, CBLOL, circuito brasileiro per loro. Quindi, da casa, ancora una volta per la giornata di oggi, spam di hashtag, hashtag DFM win se ti fate per i Detonation Focus Me contro hashtag KBM win se ti fate per i Kaboom. E il tuo hashtag a chi va? KBM win. Penso, dici? Che la loro composizione sia una composizione più a tutto tondo. Hanno strumenti per gestire ogni fase di gioco. Hanno Talia in giungla, ottimo controllo a zone, ottimo DPS magico sia da parte sua che da parte di Syndra. Hanno una più che coriacea frontline in Sion e hanno il playmaking di Thresh a fare da, tra virgolette, garante, salvo non ci sia un'altra performance come quella di Pyke di prima. Dall'altro lato abbiamo una pausa. Penso sia non la prima volta, ma succede di rato ai mondiali, agli LCS, sì, in generale. Vabbè, vedremo. Comunque abbiamo una pausa, problemi a quanto pare per i Detonation Focus Me, che tra l'altro si presentano lì con la felpa, quella dei mondiali, proprio presa fresca dal Riot Merch Store. Bellissima. Molto carina. La statua di Ashe è inquietantissima, però. Il chibi con la faccia è tipo, non lo so, ha uno sguardo strano, mi inquieta. Ti scruta nell'anima. Sì, davvero. Ti giudica. Soprattutto ti giudica per ogni Lelo. Volta che inti una top lane in Ranked, Ashe è lì a giudicarti. Per questo non la prenderò. Spero tu l'abbia comprata. No, ovviamente. Ma no, come no? Apposta per quello. Se i Detonation Focus Me vincono quella, compri la statua di Ashe. Ok, apposta. Andata. Non la vinco. Andata. Hashtag di Lapo esci Ashe. Che sembra un sembra un brutto gioco di parole, ma Lapo orribile. Esci Ashe diventa l'hashtag ufficiale per questa partita. Quindi al diavolo tutti i DFM win, i KBM win. Abbiamo semplicemente hashtag Lapo esci l'Ashe. Parlando di Ashe, sai che quello è un campione che mi sorprende ancora non aver visto? È immobile, sì? È troppo facile da gestire. D'accordo. Tahm Kench è stato reso praticamente un minion. È troppo pericoloso da giocare nella maggior parte dei casi. Viene giocato in questa team comp ed è uno dei motivi per cui più mi lascia un po' interdetto. Ma il fatto è che puoi metterla di fianco a Tahm Kench comunque. Se devi giocarmi Tahm Kench, ok che con Varus hai una possibilità di build molto più flessibile, mettiamola così. Ma intanto controlli da parte dei tecnici che tutti i cavi siano effettivamente connessi correttamente. Ok. Dicono, ragazzi, ma che sta succedendo? E ti stavo dicendo, comunque, di fianco a Tahm Kench, Ashe funziona meglio di Varus. Il fatto di mettere Varus con questa priorità vuol dire che tu avevi pianificato di voler buildare la tua composizione intorno a Varus. Ed effettivamente quella dei Detonation Focus Me è ben costruita, non sto dicendo questo. Però manca di qualcosa. Manca di quel DPS allora. Magico incessante. Per questo avevo valutato anche la possibilità di un Varus AP in questo contesto. Beh, corsi centrale comunque è una Karma che, ok, non è un DPS magico enorme, ma sono quelle cannonate, quel piccolo burst a cooldown estremamente basso che non mi stupirebbe vederla buildata AP con un incensiere ardente per condire il tutto. Più ok, che il classico support. Sai cosa piuttosto? Echo di Luden. Sì. Empio Graal di Atene e incensiere ardente. Che è comunque una build che ti dà abbastanza ability power sia per quelli clearare che per fare danno, che per potenziare i tuoi alleati. Hai degli scudi colossali. Ma non solo, il calice, l'Empio Graal di Atene è quella classica cosa che dici, ma stai buildando support, giusto? E allora perché hai 250 AP? Perché fai così male con due oggetti da support?
Considerando che la rigenerazione mana dell'incensiere ardente, oltre a dare una risorsa importante a una karma, sinergizza proprio con il calice che la trasforma in ability power. Ma signore e signori, eccoci qua in partita, entriamo sulla landa degli evocatori. Kindred, che si porterà sul lato superiore della mappa o sul lato inferiore secondo te come inizio dei campi? Allora, ci sono diverse possibilità, perché no, va sul lato superiore. Dipende da dove vedono e se vedranno la presenza di Ranger, perché comunque Thalia è un campione che vuoi poter tracciare con Kindred. Intanto perché se Kindred se la gioca bene potrebbe anche andare a cercare situazioni di counter gank o addirittura di 1v1 nei confronti di Thalia. Ma più che altro vuoi tenere a bada il suo potenziale di gank, che già dai primi livelli contro campioni immobili come quelli di Detonation Focus Me è enorme. Karma avrà una lane difficile. Una lane molto molto difficile. Situazione curiosa per questa corsia superiore, che Xantins contro Heavy sono quei matchup in corsia che letteralmente ti guardi, ti picchi un po', farmi un po', ti guardi, ti picchi un po', farmi un po', ma non trovando, poi vedi la barra di HP scesa di Scesa. Una tacchetta, giusto giusto un pelo. Anche perché entrambi sono con la presa dell'immortale come runa chiave e ispirazione principale, e ispirazione secondaria, perdonami. Quindi abbiamo sulla corsia superiore quelle pozioni della corruzione che ti daranno così tanto. Ranger e Xantins vogliono invadere su Steel. Vanno a piazzare un lume entrambi. Chi sarà lo smite più veloce? 3, 2, 1. Fiesta! No, è stato zonato totalmente. Xantins con il decimare è riuscito a togliere la possibilità di prendere il buff a Steel. Il posizionamento di Steel era troppo difensivo, sì, e questo gli ha permesso a Xantins di zonarlo col decimare. Oh, e chiamarsi Steel e aprire i mondiali con un furto di risorse è proprio meraviglioso. Ranger livello 2. Ma te l'ho detto, per Karma è un incubo da giocare. Però viene mancato lo spostamento sismico. Però connette il disperdil debole da parte di Dinkedo, che aveva nel frattempo trovato il livello 2. Un Ceros in corsia centrale che parte con 150 HP in corsia praticamente. È costretto già da subito a utilizzare le pozioni. Non uno start felice. Ranger va a... quello è il... No, non è l'arco granchio mancato, ok. Arco granchio che verrà preso. Ultimo, sì, colpo. Steel che adesso ha il red buff disponibile. Vorrebbero invadere i membri dei Detonation Focus Me. DFM. Chiamiamoli DFM. Più facile. Ingaggia da parte di Rive. Quell'uncino va a segno. Titan che riesce a procare il tempo letale. Tempo letale su Tristana. Tempo letale su Tristana, ok, però... Contro quella corsia? E quello è il problema. Prendimi un piede resto, sei contro Varus. È pericolosa come modo Steel di... vedrà rubato il suo secondo campo, penso che sia il nome a questo punto. Sì, davvero. Questo significa negazione totale degli Argo Granchi da parte della Thalia di Ranger, significa rinunciare a una stack su un Kindred che aveva bisogno di scalare sul range, significa perdere così tanto sull'early game da parte di Detonation Focus Me. Il loro jungler è a 8 minion al terzo minuto e 20. Che dici, dall'altro lato è a 12, sì, ma ha rubato un campo e ha rubato due Argo Granchi, quindi ha totale controllo della visione e ha totale controllo dei propri buff. Tra l'altro devo dire che la croma gialla di Thresh Mezzogiorno di Fuoco proprio brutta. Stavo per dire proprio bella, mi piace un sacco. Ma no, è inquietantissima. Ma ha un contrasto orribile, fa male agli occhi. Appunto, confondi gli avversari. Quello è vero, quello è vero. È un po' una versione legale di High Blitzcrank. Mamma mia. Intanto, corsia inferiore, dove stiamo vedendo Tristana non subire la presenza di Varus. Il tempo letale viene bloccato da un semplice arrasto dalla distanza con le abilità, ma Tristana continua felicemente nonostante l'assenza di sustain all'interno del suo kit di base a farmare contro Varus. Questo è dato molto dal Tahm Kench, che comunque sappiamo obbligare una lane molto passiva, e dato anche dalla presenza leggermente pressante di Ranger, ma proprio leggermente pressante. Ma neanche così esagerata, dai, su via. È solo la seconda gank su Ceros, che continua semplicemente a sopravvivere, perché nel primo caso, mancato il Seismic Shop, la gank va un po' a farsi friggere. In questo caso, invece, lo stun di Dinkedon non va a segno, non viene utilizzato. Poco da fare, Riev qua ancora una volta l'ingaggio. Ma in senso... Belli danni, però. Tahm Kench. Belli danni da parte, in risposta da parte di Yutapon, che riesce in corsia superiore. Abbiamo visto Ornn caricare, però subito l'azione viene bloccata perché ci spostiamo bot, ci rispostiamo top. Sta succedendo di tutto contemporaneamente. Arriva però Eli... piena carica, i danni sono veramente alti. La presa di Immortale fa un grande lavoro.
rallentati dalla Q di Ornn. Arriva intanto il salto da parte di Titan. Vogliono ingaggiare su Steel. Trovano anche l'uncino su Vivid. Vivid che ha ancora la, il suo scudo. Rie potrebbe morire. L'ultimo attacco. Primo sangue. Che ora è potenziato dall'attack speed dato dall'uccisione. La freccia penetrante non va a segno. Steel continua a inseguire. Ranger costretto a utilizzare il flash in senso difensivo. Steel addirittura continua l'ingaggio. Saranno sufficienti danni? No, no, perché arriva la bomba. È un'ultima raffica filettata. Poco da fare. I Kaboom tirano fuori un'uccisione in risposta. Steel flash in mezzo a due e muore. Letteralmente. Un po' greedy qui il Giappone, che aveva invece trovato un ottimo primo sangue sulla corsia inferiore per mano di Yutapon, che si era poi salvato portando un DPS enorme contro gli avversari. Intanto in corsia centrale aggredita la Karma di Cheros. Continua a prendere sfera dopo sfera qua Dinkedo. Più che altro ha il vantaggio che con una semplice pozione a corruzione e un sigillo oscuro, il Dark Seal, hai molta più sustain di una Karma, per quanto quella pozione è ricaricabile, per quanto quel il calice. Sì, la... il calice non è il calice di Atene? Oh mamma. Calice dell'armonia. Calice dell'armonia, esatto. Calice dell'armonia che poi diventa Empio Graal di Atene. Intanto ancora insistono sull'argo granchio. Quello è un gaggio arco... centrale. Arriva la cura. Poco da fare. Il seismic shove. No, non lo porterà alla morte, perché c'è lo splash attraverso il muro. Si salva da Ranger e da Dinkedo. Lo splash è una nuova abilità neoconiata dal qui presente Laporaspanti, che permette a Karma di salvarsi. Quindi grande splash. Splash. È stato un ottimo splash attraverso il muro. Nel frattempo però viene rimosso un altro argo granchio da parte di Ranger, che sta rendendo la vita di Steel davvero un incubo. Rivediamo le variazioni sulla mappa. La prima è in corsia inferiore, dove la freccia penetrante fa gol in mezzo a Titan e Riev. Riev posizionato molto bene se vuoi ingaggiare, però poi si prende tanti di quei danni da parte di Varus, che la metà basta a fargli cambiare residenza. Yutapon insiste ancora una volta su Titan e Ranger. Ranger troppo alto in vita da poter insistere su di lui. Titan invece si salva solo grazie alle pozioni. Qui Steel fa un passo falso, si trova in mezzo a due. Grandissimo flash, grandissimo salto razzo da parte di Titan. E non so se hai visto la vignetta, quello, il disegno su Tristana, su come ha imparato a fare il salto razzo. Che Tristana voleva prendere la mela ed è lì tutta pucciosissima. Che cosa tenerissima da parte di Riot. La Riot sul creare queste side stories intorno ai campioni è bravissima. Comunque quel salto razzo gli è appena valsa la kill. E nonostante sia finita nelle tasche di Ranger, quindi le risorse non finiscono su Titan, che comunque è un MC spada. Hai dall'altro lato Varus, che deve buildare una lama del Rei Rovina. Sta buildando Sciabola di Bilgewater, sì. Esatto, Bilgewater Cutlass, per poi andare per l'oggetto completo. Ma lo spike iniziale, ok, ha meno sustain Tristana, ma ha molto più danno base. Con un MC spada hai effettivamente più danno di una Bilgewater. È vero, però se Varus ha dalla sua adesso il tempo letale e sustain, Tristana andrà a subire tutto l'arrasto di questo mondo. Sì, questo assolutamente. Nel frattempo abbiamo un lume di controllo in mezzo alla lane da parte di Cheros. Ok, curiosa come scelta. Intanto continua a catenare la corruzione da parte di Varus. Colpisce Titan. Adesso si estende anche a Riva. Teletrasporto a parte di Zantins. Mi sa che arriveranno tardi gli aiuti da parte dei DFM. Arriva ora il muro della tessitrice. Tentano il knock up. Arriva l'ingaggio su Zantins. I danni altissimi. Costretto a flash difensivo. Ultimate di trash per zonare gli avversari. Titan che prende una freccia penetrante dritta nei denti. Vivid ancora in vita, non si risolve in niente di fatto. Nessuno muore, vengono utilizzati entrambi i teletrasporti, quindi anche la pressione sulla corsia superiore non viene deviata in favore di nessuno dei due team. Kaboom Esports mantengono comunque un vantaggio in gold sul tabellone, perché nonostante abbiano perso il primo sangue che è finito nelle mani di Yutapon, hanno dalla loro un vantaggio in farm in giungla enorme. Corsia centrale, pareggio di farm, si sta riavvicinando Cheros, nonostante la pressione subita da parte di Ranger e nonostante la pressione di kill subita da parte di Dinkedo, si mantiene competitivo sulla farm, considerato quella quasi morte a livello 1 non è male. Il punto è, intanto Steel ancora una volta vanno a rubargli gli argo granchi da sotto il naso. Mamma mia, Ranger è quel classico jungler che quando ti trovi contro in solo Q impazzisci, tilti all'infinito, non riesci più a giocare per due mesi. Steel sta avendo una vita pessima. Ma non perché stia giocando male Steel, ok? È proprio Ranger che sta negando ottimamente il jungler avversario. Penso che Steel
effettivamente non ha stack. Non ha una singola stack. Oh mamma. In early game essere con Kindred e non avere una singola stack è pericoloso, perché devi ottenere il prima possibile quelle 4 stack per avere il range aumentato. Una volta ottenuto sei a posto, non è così preoccupante non avere le successive, ma quelle prime 4 iniziali sono così importanti. E qui, dati i tempi molto pagati per quanto riguarda le uccisioni e dato il controllo che quella Telia sta avendo sugli obiettivi, avere dalla tua l'assenza di stack vuol dire che Kindred scalerà praticamente nella prossima partita. Inoltre Kindred sta andando per la gemma del guerriero. Comunque una cosa sulla quale volevo soffermarmi prima, perché parlavamo della corsia centrale, è che è vero che Karma sta mantenendo buono il livello di farm contro Syndra, ma solo perché Karma aveva il potenziamento blu e Syndra no. Adesso Syndra è stata potenziata dal guardiano di quarzo e adesso Syndra riprenderà priorità di corsia. E infatti c'ha già una decina di minion di vantaggio proprio in queste due wave stand. Di vantaggio nette. Corsia centrale, presente Ranger, presente Riev. Deve trovare uno stud in Kaedon. Non va a segno la sfera del vuoto lanciata dal disperdi di debole. Cero sa che deve giocare tranquillo e sicuro. Non può correre rischi. Correre rischi è una sciocchezza. È una follia. Ti trovi in una situazione dove comunque volevi priorità sulla corsia, perché vediamo che i Kaboom stavano insistendo sulla zona del drago. Trovare priorità in corsia centrale sarebbe significato ruotare facilmente verso quell'obiettivo e conquistarlo, ma adesso Vivid va a rimuovere visione sul fiume, peccato che non ci sia visione sul fiume, quindi Relente dell'Oracolo non trova nulla. C'ero laccio spirituale. Laccio spirituale, trova l'incatenamento, i danni sono buoni considerato tutto, non viene nemmeno utilizzata la ultimate, il mantra è ancora carico. E quindi catena trovi... corruzione, flash da parte di Titan, come c'è stato il flash da parte di Utapon. Ok. Flash per flash, flash a quadrato. Sì, però scambiare i flash su Varus non è una cosa che vuoi fare con Tristana. Tristana è il salto razzo, quell'abilità può essere resettata anche da uno starnuto dell'utilizzatore di Tristana. Dall'altro lato Varus ha perso l'unico suo strumento di mobilità, considerato che non ha nemmeno i boots di livello 1. E... quindi ti trovi in una situazione dove, non so davvero, Varus voleva quella priorità pur di prendere il drago, è un drago della nuvola. Un drago della nuvola aiuterà molto questa team comp da parte di Detonation Focus Me. Hai una team comp basata sulla mobilità, sul fatto che devono continuamente kaitare, hai Cheros che accelera le persone con lo scudo mantrato, hai due AD carry. Ok, Steel è estremamente indietro e Ranger continua a counter junglarlo, continua a prendere i campi dell'arco granchio, quindi controllo totale del fiume. Corsa superiore, i Kaboom vogliono ingaggiare su Heavy, troveranno il knock up grazie a quel Sion. Seismic Shock che non va a segno. Oh! Heavy potrebbe salvarsi, i danni sono sufficienti, arriva si il contro ingaggio da parte dell'evocazione di La Forge, lanciano per aria quella Talia. Kindred prenderà l'uccisione, Zantins ora è il prossimo focus, non ha ancora il flash disponibile, Steel non riesce a danneggiarlo minimamente. Dinkedo potrebbe morire per mano di Vivid, infatti divorato, cancellato. Zantins sta ancora prendendo schiaffi da Steel, non vuole morire, non vuole saperne. Un ultimo attacco però sarà sufficiente, ci ha messo una vita a ucciderlo, ma l'ha ucciso. Mi dispiace Zantins, non sei misery, in questo caso devi morire. Zantins, per quanto tankoso sul suo Sion, non ha veramente strumenti per resistere al danno fisico. Anzi, sta andando full resistenza magica per gestire la lane contro Ornn. Ci saluta. Trovano priorità sulla corsia inferiore, i Kaboom, dopo aver perso di tutto contro i Detonation Focus Me. Ma adesso il team giapponese insiste sulla struttura in corsia superiore. Rivediamo l'azione dagli albori. Heavy viene colto in castagna, viene utilizzata inizialmente la carica, però si riposiziona Heavy grazie alla sua testata difensiva. Il fuoco del mantice gli confia uno scudo e gli permette di conseguenza di rimanere in vita. Ranger il flash lo mette solo in mezzo all'incudine del martello. Dinkedo qui preso in castagna da parte di Vivid ed Evi. Alla fine è stata trovata da parte di Vivid la kill con il divorare, e poco importa aver dato la kill al support, perché quello che ti serviva era priorità su quella lane. Soprattutto ti servivano kill sul tabellone. Hai preso la kill su Tank Henge, ma hai dato un assist a Ornn, hai dato un assist a Varus che con la freccia penetrante ha colpito il Syndra dalla distanza. Diciamo che non è andato così male lo scambio. Messaggero della Landa che viene preso intanto da parte di Kaboom mentre eravamo fuori dalla mentre eravamo fuori dalla visione, mentre stavamo guardando il replay. Cheros, corsia centrale, rimantiene la pressione, ha ripareggiato i minion ancora una volta grazie proprio a quell'uccisione su Syndra. Veramente questa corsia centrale continua ad essere un po' a te, un po' a me, un po' a me, un po' a te. È una partita ping pong. Sai che cosa mi sorprende però? Quella fiamma eterea
che sia addirittura una, un sogno di Shurelia? Potrebbe essere, ma... Karma full support mid? Sarebbe un po' eccessivo. Ma che cosa vuoi farci con quella cosa? Una lich, baby. Terrore dei lich su Karma. Proprio meta. Un legamagie. Un legamagie non sarebbe neanche così malvagio, in verità. Considerato quanto, considerato quanto spamma Karma e considerato quante abilità utilizzano i Detonation Focus, non mi stupirebbe. Ti avrei dato ragione, fossero stati più in vantaggio su quella lane. Avessero un vantaggio sul tabellone, ti avrei dato ragione. Beh, sul tabellone tecnicamente non sono in enorme svantaggio. Sono 300 gold, sono in pari. Sogno di Shurelia. Dici? È la cosa più plausibile. Sì, bah, su quello sono assolutamente d'accordo. Però un uomo può sempre sognare, no? Su questo nulla ti toglie la possibilità di sognare. Tranquillo, tranquillo, tranquillo. Adesso in corsia inferiore Zeitnot, dopo aver subito non poco... Zeitnot, buonanotte. Zantins. Non so da dove mi è uscito Zeitnot, da quale anfratto della mia memoria io l'abbia tirato fuori. Va bene che non... sembra un support così, però... Vabbè, dai. Arriva adesso l'ingaggio da parte dell'evocazione del dio della forgia. Non trovo nel lock-up su Dinkedo. Arriva Sino dal fianco. Triplo knock-up. Arriva anche Sidemishov. Qua la ultimate di Kindred potrebbe salvare la vita di tutti quanti. Poco da fare. Mure la tessitrice che separa gli avversari. Titan salta come una cavalletta. Trovano un altro. Un ecatombe! Davvero, non possono fare nulla. I Detonation Focus mi si sono chiusi sotto una torre contro Sion, che trova un triplo knock-up, seguito immediatamente dai controlli di una Syndra e di Riev. E no! Si salva! No, no, dai. Ma dai! Adesso Titan gli torna il salto. Trasta, trasta. Salto in 3. Non penso abbia neanche 2, il mana per saltare. 1. È semplicemente... Ma dai, il laccio spirituale potenziato sicura due volte. E alla fine Titan prende la kill. Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Oh, voleva farmare sia Karma. Karma è sempre stato uno di quei campioni che mi ha messo un'ansia infinita, ti giuro. E questo è il motivo. Intanto calzari di Ionia per lei, che vengono immediatamente revertati allo stato di calzari di base. Rivediamo l'azione in corsia centrale. Semplicemente si sono messi in fila sui binari. Letteralmente. È arrivato il treno e ne sono rimasti schiacciati. Anche qui è stato molto buono il muro della tessitrice da parte di Ranger, che continua a giocare un partitone. Ranger muore per mano di Yutapon, che continua ad accumulare risorse su Varus. Ma non è abbastanza, non è sufficiente. È una condizione di vittoria così flebile un Varus, capisci? Perché è comunque immobile, per quanto sia di fianco ad un tank Kench. Sta andando anche per la build on it. Non solo, ma è contro una Tristana che è 3-0-2, ha un vantaggio in farm, sta per avere un vantaggio in oggetti appena completerà quel Rapid Fire Cannon, archibuso di ripetizione. Non ce lo vedo. Non. Il punto sai qual è anche? Che comunque ti trovi con Kindred che per andare per una build altra torre impostata sullo scaling sta andando per la lama del re rovina dopo la gemma del guerriero. Questa è una cosa che vediamo abbastanza spesso. E doppia lama del re rovina contro una singola frontline da parte dei Kaboom, considerando che una di queste frontline è Sion. Quindi andrai a temizzare verso il fulcro dei geli, riducendo la velocità d'attacco degli aggressori e non insistendo sugli HP come forma attiva. Non ha bisogno degli HP effettivamente, considerato quella che è la passiva di Sion. Può andare... Sincero, non mi stupirebbe vedere una semplice Bramble Vest per negare totalmente il sustain di Stiale di Yutapon e anche quello che è un minimo lo scudo di Karma che sì conferisce la cura dell'Empio Graal di Atene. Dubito che in quel caso Karma... Ah no, ok, scusami. È l'Empio Graal di Atene. Avevo frainteso. Volevi pensare il laccio spirituale. Esatto. No, il sustain che dai ai propri alleati. Perché vai a mitigare tutte Riev le cure. Ha resettato l'attacco base. Arriva l'uncino, arriva la combo. Viene divorato per mano di Vivid. Intanto dal fianco arriva ancora una volta Zantins. Potrebbe morire Steel, non muore grazie alla ultimate di Kindred. Zantins rimane all'interno, trova un decimale, ma alla fine morirà per mano di quella Karma. Heavy, che con quell'evocazione del dio della forgia ha preso abbastanza tempo per i propri alleati. Ranger intanto trova il muro della tessitrice, eliminano Cheros, lo isolano dal resto del proprio team. Syndra pronta a danneggiare Yutapon, il salto razzo potrebbe salvarlo. Vivid riesce a salvare il proprio alleato divorandolo per poi flashare attraverso un muro. Dinkedo tenta il flash attraverso il muro lui stesso. Ranger che viene accelerato, un semplice smite, arriva l'uncino, Riev blocca anche Vivid. Non possono fare nulla. I Detonation Focus Me continuano a farsi prendere fuori posizione, continuano a essere puniti sotto questo punto di vista. E ora Titan accompagna insieme ai suoi compagni l'ondata sulla torre. Prenderanno questo obiettivo, questa struttura, e poi si possono spostare dove vogliono. Richiamo base, completano i loro oggetti e ringraziano.
Karma Mid può funzionare, ma Karma Mid è letteralmente un support. Un support che deve cercare di potenziare i suoi due tiratori. Da un lato abbiamo Varus che è online e quello ci può stare. Il problema non è quello. Il problema è Kindred. Kindred è rimasto così dannatamente indietro grazie al macro game impostato da Ranger, grazie alle rotazioni trovate da parte del jungler dei Kaboom, che non hanno i danni per essere prestanti. Riescono a trovare Xantins dopo una continua aggressione su di lui, ma non basta, perché il top laner dei Kaboom è riuscito a prendere così tanto tempo che i Detonation Focus Me non hanno più risorse da lanciare contro il resto del team. Yutapon che qua alla fine viene, va a flashare, Ranger uguale. I Kaboom hanno usato un sacco di risorse, ma utilizzare un sacco di risorse per trovare un grande successo, un grande vantaggio monetario, in gold, semplicemente, in inventario, in quello che è sulla mappa. Guarda, 5300 gold. Capisci che se il tuo team ha 5000 gold di vantaggio a questo punto della partita e ha un buono scaling late game, è un po' una condanna a morte per il team giapponese. Specialmente perché il team giapponese non ha oggetti, non ha oggetti. Hai bisogno di tirare dei destri se sei nei Detonation Focus Me. E come stavamo sottolineando, un Kindred con Lama del Re in rovina e un Varus on hit sono così passibili di armatura come forma di resistenza. Sarebbero bastati in realtà dei calzari del ninja per impedire ogni forma di aggressione, ma nessuno ha i calzari del ninja, perché voglio dire, perché per fare la cosa più sensata quando puoi non farla? No, quando puoi ucciderli. Quello è vero, però... Capisci che non... Dove sono i calzari del ninja? Ma che ti servono quando puoi uccidere gli avversari? La morte è il migliore di crowd control. Sì. Dove sono i calzari del ninja? No, non ti servono. Sono roba da poveri. Ah, comunque, capisco. Arriva l'ingaggio qua, a parte l'evocazione di Dio della Forgia. Titan lancia via l'avversario, catena corruzione. Ciao! Shutdown per quel Varus. Ben felice di trovare un'altra uccisione che si stava avvicinando a quella win su Rageblade. Ora... ancora più vicino. Ora una torre per i membri di Detonation Focus. Uno shutdown su una Tristana 4-0 e uno sprint monetario enorme per un Varus che adesso andrà ovviamente a chiudere la furia di Guinsoo. Per loro finalmente un minimo di respiro. Avevano bisogno di bloccare queste aggressioni di Kaboom, avevano bisogno di arrestarne i tempi offensivi e con questa uccisione trovata su Tristana, peccaminosamente fuori posizione, riescono a ribaltare la situazione. Non del tutto, comunque sono in gold deficit sul tabellone di 4000 unità, però te l'ho detto, i Detonation Focus Me hanno bisogno solo di questo. Scalano in maniera meravigliosa. Doppio tiratore con Karma Mid. Ah, alla fine no, era l'incensiere ardente il... Sì, alla fine è semplice incensiere ardente. La fiamma Etherean. Ci ho sperato nel sogno di Shurelia, perché con tutti quei campioni immobili che hai dalla tua, velocizzare gli alleati poteva darti così tanto, e invece niente, incensiere. Classico, cioè alla fine è quella build a support standard. Qua arriva in corsia inferiore, possibile ingaggio. Niente. Zantin sfugge via semplicemente. Adesso siamo nella giungla di Detonation Focus Me, dove Steel non penso abbia avuto il piacere di vedere un potenziamento blu lungo tutta la partita. No, forse uno. No, perché il secondo l'ha dato a Karma. Hai ragione anche te. Quindi non l'ha visto. Ah. Adesso cercano di conquistare visione intorno alla tana del barone Nashor. I Kaboom si rendono conto dello scacco psicologico che può avere sui Detonation Focus Me l'avere visione su quel punto di giungla. Heavy va a rimuovere lumi di controllo dalla sua metà campo e adesso si sposta verso i compagni di squadra, nonostante abbia il teletrasporto, il che mi lascia un po' perplesso. Penso volesse provare a forzare un ingaggio, infatti guarda qua, arriva proprio su Dinkedo a Vivid con il viaggio dell'abisso. Prova a portare a casa un'uccisione, un altro shutdown nelle tasche di Yutapon. Yutapon aveva preso un'intera combo di Syndra prima di essere divorato da parte di Vivid. Peccato che di fianco a lui ci fosse Karma. Arriva Sion, trova il knock-up su due persone, la cura non è sufficiente. Trascinano fuori Tahm Kench dalla ultimate di Kindred, lo proteggono con lo scudo di Karma, tentano la kill, Titan la trova, Heavy intanto continua l'inseguimento sul Ranger, dovrebbero riuscire a ucciderla, invece no, perché è più veloce grazie alla passiva, viene rallentato, trova il knock-up, e Ciaone, la freccia penetrante da parte di Yutapon, dalla distanza, miete, un'altra vittima, e adesso Varus sì che si... sta materializzando la condizione di vittoria su di lui. Stia al poretto, non riesce neanche a prendere largo granchio. L'ha preso Heavy, perché sennò l'avrebbe rubato Tristana. E vabbè, perché Tristana? Kai'Sa era open. Sì. Dov'è Kai'Sa? Perché non volete vincere Tristana Kaboom? Non è male. Mi state anche simpatici.
perché non volete vincere. Tristana non è per niente male, è solo che Kai'Sa fa tutto meglio. Cioè. Ma il fatto è che Tristana, allora capisco l'idea di Tristana in un senso di voler dare una marcia in più alla tua pressione strutturale, ma quello me lo puoi fare quando hai un setup a livello di team che ti permette di farlo, quindi magari con un Corki mid. Questo drago infernale però va a squilibrare la partita. Dall'altro lato i Detonation Focus mi stanno puntando al Baron, ma hanno sciolto quel drago infernale. Non penso ci vadano. Vedono la control e se ne andranno. Ok, se ne andranno. Più in ritardo dei miei tecnici della caldaia e Detonation Focus mi qui nell'aggressione verso il barone Nashor. I Kaboom hanno ricevuto un drago infernale in regalo di fianco a un drago della montagna. Questo sai benissimo che cosa significa. Late game scaling, controllo degli obiettivi. E i Kaboom, con i danni di Tristana, con il fatto che scalerà sempre di più sull'attack damage che ottiene dai suoi oggetti, è una manna dal cielo. È letteralmente un free pass. Un esco di prigione gratis. E la prigione è 5.000 gol di svantaggio. Che non esistono. Sono sì. Voglio dire, arrivati a questo punto. Il punto è che Detonation Focus mi ci sta l'idea di stallare. Se hai dalla tua un Kindred che adesso ha bisogno di itemizzare verso il terzo oggetto. Arriva il decimare a piena carica. Il Seismic Shock. Baby ha perso più di metà vita. Tentativo di stun da parte di Inkedo che non va a segno. Il divorare di Tahmkench ci ha portato in salvo questa di Incom. Riusciranno secondo te a nerfare veramente Tahmkench prima o poi? No. Ah, ok. 45 secondi cooldown a divorare o get the fuck out. Intanto muro della tessitrice eccellente qui da parte di Italia, però via della forgia, triplo knock up sugli avversari, catena corruzione, lo smite viene preso da parte di Baron. Cosa? Ma perché? Guarda Steel, appena preso un'altra uccisione, potrebbe morire per mano di Evie Vivid. Guarda i giapponesi come stanno festeggiando nel loro boot. Riev morirà, ingaggiano su di lui, trovano i danni, il flash difensivo non sarà sufficiente, Steel continua l'inseguimento. Un ultimo colpo, Ceros comandata sul Ranger, ringrazia. E questo è Ace, manca soltanto la kill sul Riev. Freccia penetrante. Ah, carneficina! E Yutapon, eroe nazionale del Giappone! Va a salvare il Baron, va a salvare il team, trova la carneficina. Ha trovato due uccisioni dentro alla tana del Barone. E 7-0-2. Hanno abbastanza tempo per prendere. Che fate? Hanno appena preso la possibilità di prendere l'inibitore. Dovranno andarsene subito dopo perché ci sono tutti i membri di Kaboom in vita. O almeno manca solo Ranger e Riev, che sono stati gli ultimi due a morire. Possono accompagnare l'ondata top, prendere ancora una torre o forse semplicemente ritirarsi. Accontentarsi, mannaggia, di quella della corsia inferiore. Grande azione. Yutapon, vero protagonista di questa partita. Però qui sono stati Kaboom che hanno veramente fatto un passo più lungo della gamba. È letteralmente il modo più delicato che ho trovato di dire questa cosa, perché hanno letteralmente preso la partita e lanciata dalla finestra. Quello che ha fatto Kaboom non è stato il team, ma sono state le loro speranze di vittoria. Guardiamo al replay. Allora, qui Steel si porta attraverso il muro della tessitrice. Viene riallontanato con la palla di cannone da parte di Tristana. Freccia penetrante. Sì. Era quella potenziata dal flagello. Di conseguenza, i danni sulla salute del mancante del barone Nashor hanno permesso il furto del barone. Ha smitato a 1000 HP il barone. È rimasto a 352. Io ti dico solo questo. E non ha smitato Steel. Seismic Show d'Italia che va a vuoto. Riev tenta il lancino. Riev è un po' fuori fase, un po' come quella catena della corruzione da parte di Yutapon che abbiamo appena visto. Nessuno l'ha vista in verità. Però io sono quasi sicuro di averla vista. No, è una menzogna. Ok, sta ibridizzando adesso verso la possibilità di critico Yutapon e così avanti da poter andare verso il frammento. No, sarà forse tentativo di ingaggio, muro della tessitrice. Hanno usato tutto per provare ad ingaggiare su Evi, ma c'è Vivid con il suo divorare. Tentativo di ingaggio con l'evocazione della forgia. La catena, la catena ai controlli va a segno su Dinkedo. Poi su Riev, è così facile ingaggiare quando vi mettete su un corridoio, ragazzi. Dai, contro il muro, contro la torre. Che follia è? Kaboom. Vediamo se da casa il cervello. Vediamo se da casa riescono a indovinare chi è l'import coreano dei Detonation Focus Me. Io non lo so. No, proprio la lasciamo così, nell'aereo. Nel frattempo Detonation Focus Me vanno per la chiusura della partita. Due membri del team avversario sono morti, adesso insistono su Titan, che non può fare nulla se non utilizzare il proprio salto razzo per portarsi in zona franca. Torre, ma la stessa cosa, non può fare il Nexus. E adesso il Nexus è stato preso. Detonation Focus Me che vanno sull'1-0. I Kaboom hanno perso nella prima giornata già due partite.
Brutto inizio per loro, ma grande inizio per il Giappone, che si portano così in una posizione di poter giocare questo girone, nonostante nessuno gli desse neanche 5 centesimi. Bravi, bravi, bravi Detonation. Perché i Kaboom la volevano vincere questa. Dovevano. I Kaboom hanno giocato delle rotazioni d'early game semplicemente perfette. Hanno totalmente negato Kindred. E infatti Kindred non ha fatto nulla. Però Varus ha detto: scusate ragazzi, allora, ai mondiali una cosa si sa, la Corea vince. L'import qua sono io, vengo dalla Corea, quindi per favore fatevi da parte. Bro, non sei riuscito ad abusare di una landing phase contro Tank Inch. In realtà, dopo il nerf, posso essere sincero, se non hai qualcosa che va a dargli dei problemi marcati, e in questo caso Thresh ti assicuro non lo è, non puoi abusare di una lane con Tank Inch. Perché hai selezionato Thresh? Dipende come lo scrivi Thresh in questo caso. La questione riguardo la corsia inferiore dei Kaboom è che ancora una volta Riev va a draftare un campione da playmaking senza fare playmaking. Prima era Pyke, adesso è Thresh. Dategli qualcosa di passivo, per favore. Dategli un Braum, dategli un Alistar, dategli qualcosa, sì, che può giocarsela tranquilla. Oppure, se vuoi mettergli qualcosa che fa playmaking, non qualcosa basato su Uncini. Per favore, basta. Adesso volevo chiederti, la statua di Ashe la compri oggi pomeriggio o quando torni a casa? L'ho vinto. No, perché volevo chiederti proprio questa cosa. Perché già ce la vedo lì di fianco a Brom, tra l'altro, sulla tua mensola. No, andiamo ad analizzare la draft. Perché da parte di Detonation Focus Me abbiamo una classica composizione con doppio tiratore e supporto in corsia centrale. Solitamente nel meta recente questo supporto era Lulu. Invece loro decidono di andare per Karma. Karma e Lulu sono stati support storicamente sempre analoghi. Sai cosa? Ti dà wave clear in più a confronto con Lulu. Lulu, la Glitterlance ti dà un minimo di wave clear, ma a confronto con una Karma, come entrata ti cancella i minion. Quello caster è vero. Questo com'era l'hashtag? La poesci Ash. La poesci Ash. La poesci Ash. La poesci Ash. Voglio il post social con tanto di hashtag adesso. Quando mi arriva. Ok, ok, ok. Intanto comunque, parlando del resto della composizione, abbiamo Ornn e Tahm Kench, che sono altri due campioni che di per sé non devono fare molto se non utilizzare le loro abilità chiave, che sono l'evocazione del dio della forgia per quanto riguarda Ornn nel ecco, teamfight. Ecco, e volevo arrivare a questo. E il divorare di Tahm Kench. Tahm Kench, Vivid, ha giocato un Tahm Kench meraviglioso. Ogni volta i suoi divorare arrivavano nel momento perfetto durante i teamfight. E se da un lato non c'era Tahm Kench a tenere in vita i due tiratori, dall'altro lato c'era il riposo dell'agnella, c'era lo scudo mantrato di Karma con più strumenti di potenziamento degli scudi. Bro, e scusa, ma devo quell'Ornn. Letteralmente, Ornn in questa team comp funzionava perfettamente per gli ingaggi. L'idea era: Ornn ci serve per ingaggiare. Sì. Ma non puoi metterti contro un muro ogni volta e metterti in un corridoio. Cioè, qua Kaboom, per favore. No, allora, su quelli Kaboom in corsia inferiore, dai, erano tutti contro il muro. I Kaboom hanno fatto lo stesso identico errore che hanno fatto contro i Cloud9. Hanno draftato meta pick senza contestualizzarli. Hanno messo Tristana, Syndra e Thalia, dove hai Syndra che ti dice danni a bersaglio singolo, pick fuori posizione, Tristana che ti dice assedio, Thalia che ti dice controllo di mappa. Ti trovi con tre campioni che ti dicono tre cose completamente diverse. Cerchi di soddisfare quello che i tre campioni possono fare bene insieme, che è l'assedio, ma per assediare tu devi concretizzare bene un vantaggio. Ma ce l'avevano! Devi concretizzarlo. Ce l'avevano, ma l'hanno lanciato dalla finestra con un Barone Nashor. Strano, quando mai? Per il resto, per quanto riguarda Thresh, ne abbiamo già parlato in partita, totalmente fuori fase come campione. Sion aveva il suo senso, però Xantins continuava a farsi trovare fuori posizione, peccaminosamente. Capisco nella fase iniziale, dove attutire le abilità degli avversari significava attutirne buona parte del danno e quindi sollevare i tuoi compagni di squadra ma dalla responsabilità. Ma aveva anche trovato dei begli ingaggi quel Sion, dal fianco aveva trovato più volte... Mid-game. Sì, late mid-game, nulla. Late game era proprio impatto zero. Un treno ecologico. E niente, guardiamo le statistiche dove vediamo effettivamente il Varus di Yutapon sopra ogni altra cosa sulla mappa. Varus ha giocato 1v9. Karma ha fatto più danno di quasi più danno di Tristana, 1000 danni in meno. Ed con era... una build a support. Sì, 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 ha capisci? Fatto più danni di Thalia e quello è preoccupante. Karma, Karma. Quando il karma è dalla tua, questi sono i risultati. È folle, anche il fatto che Kindred, che era stata cancellata dalla mappa da parte di Thalia, ha fatto più danni del jungler avversario e ha fatto 100 danni in meno della di carry. Cioè Tristana aveva più kill in mano. E di nuovo qua la domanda sorge: ma perché cavolo non hai piccato Kai'Sa? Che poteva gestire quelle situazioni in maniera di gran lunga superiore. Inoltre è da considerare anche il fatto che Ornn abbia fatto più danni di entrambi i jungler
E ok, tu dici fuoco sei del contro, mantice contro Sion. D'accordo. Però vuol dire che Ornn non ha subito la fase di corsia. E l'unico modo che hai per mettere a tacere un Ornn è fargli soffrire la fase di corsia. Era Darius la risposta, infatti, che doveva arrivare. Non è arrivata perché hanno dovuto forzare quel Sion. Ancora una volta i Kaboom si incartano sulla draft e semplicemente vanno a piccare meta. Ma come dicevi tu prima, non c'è un contesto, non c'è una logica nel selezionare questa combinazione di campioni insieme e non sfruttarli a modo. Ma per dovere di cronaca voglio un attimo distaccarmi dal parlare dei Kaboom, perché abbiamo già sottolineato a sufficienza quelli che sono stati gli errori di draft e che effetti hanno avuto sulla partita. Dall'altro lato invece voglio complimentarmi con i Detonation Focus Me, che sono riusciti a stallare molto bene la partita in una fase dove non avevano gli oggetti per ingaggiare. Si chiudono a riccio, impediscono agli avversari di trovare risorse, nonostante il loro jungler non avesse giocato l'early game, ma proprio 0% early game. Stallano, buildano, vincono. Quel Baron anche è stato... un colpo di cuore non indifferente. Ok, senti, non puoi mancare lo smite sul Baron dopo che hai lanciato via Kindred. L'hai letteralmente lanciata via. Barstatelo e prendilo di smite. E invece l'ha preso una feccia una freccia penetrante di... è lapsus freudiano. La mettiamo su quella categoria. Abbiamo stavo pensando ancora allo smite. Abbiamo avuto la freccia penetrante, che è ok, potenziata dal flagello, quindi con un'alta, con un alto onore di danno percentuale sulla vita mancante. Ma ciò nonostante, quella freccia è valsa la partita per i Detonation Focus Me. E dopo quella freccia direi che decisamente andiamo a prenderci una pausa. Devo dire una cosa: il fatto che sia stata una freccia a determinare la partita, che ora ti obbliga a comprare Ashe, è ironico, è poetico, non è, è ironico, poetico. Signore e signori, una veloce pausa perché serve soprattutto anche a lui. A fra poco.